Grazie. Il video sul mio canale prima di questo video, non so, io ho preso il video di un tizio che si chiama Guido Preparata, ok? Questo qua, Guido Giacomo GGP. Ah, Guido Preparata, ok. Ora, per dire ragazzi che, insomma, che poi è quello che faccio sempre in questo canale, cioè fare un minimo di ricerca prima di... Ma in questo caso io non l'ho fatto la ricerca, però lo lascio il video di questo Guido Preparata e vorrei farvi vedere il perché, diciamo, sono molto sospettoso adesso su questo individuo, che ci era piaciuto molto anche qui in chat, ne stavamo discutendo, e però cominciano subito i primi campanellini d'allarme, campane d'allarme proprio, perché vedo, insomma, il suo passato, diciamo, ha insegnato economia, politica e criminologia all'Università degli Stati Uniti in Canada e al Vaticano. Mei coglioni, ho detto, no? E andando avanti, diciamo che la cosa diventava sempre più nera. Altre persone, vabbè, Metafora e Fed, diciamo, ne stavamo discutendo e quindi niente, faccio questo video solo per capire dove siamo arrivati con questo personaggio. Insomma, parlando e discutendo e linkando la sua roba online, primo vediamo questa foto col pelo tutto così, non so se si vede ragazzi, perché voi, ecco, adesso voi vedete. Ecco, c'è questo pelo qua molto bello, diciamo. E già il pelo anche mi ha messo un po' così l'allarme, cioè. Poi lo vado a trovare che, diciamo, un altro esperto, ragazzi, che io mi ricordavo il Movimento 5 Stelle aveva usato per fotterci, perché cosa fanno i movimenti nuovi che appaiono, cioè, del rettile, no? Cioè Movimento 5 Stelle o Zeitgeist o chiunque sia questo movimento, prendono menti veramente preparate, ragazzi, dove ti parlano di quanto sarebbe bello il mondo che stiamo creando per voi. Poi alla fine questi prendono il potere e non vanno da nessuna cazzo di parte, no? E se voi vedete questo video qua, dove lui parla invitato dai 5 Stelle, parlava bene, insomma, pro il reddito di cittadinanza, ok? Quindi, perché lui è un professore di economia, che tutto un tratto, diciamo, è diventato così, contro il sistema, anche se, diciamo, è stato ha studiato in università tipo Oxford, non so, cazzo, molto, molto. Insomma, già partivano, e poi Metafora qui ha messo alcuni post del suo Instagram, molto con one eye symbolism. Poi qua dice che lui ha insegnato in America e si è anche studiato là, però poi adesso si trova in Scitole, in Italia, in Umbria. E qui vediamo anche, mi sa che mi conviene ingrandire così perché non si può. Attualmente è docente di scienze sociali presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ma attenzione che la cosa diventa ancora più grave. Poi ci sono degli audio qua che potete sentire solamente se venite e fate parte di questa chat. E non mi va di perdere tempo adesso perché voglio fare un video. Fammi vedere un attimo se sta registrando bene. Sì. E no, okay. Andiamo avanti, ci sono degli audio dove noi discutiamo, e perché Fed, diciamo che magari aveva qualche dubbio, come è normale che sia, però insomma è bastato poco per, diciamo, scovare quello che temevamo, diciamo. In pratica qui, anche sul suo Twitter, diciamo, lui è professore at the Jesuit Gregorian University a Roma. È un pacifista lui, attenzione ragazzi, il pacifista
piace molto al rettile, ragazzi, perché il rettile vuole che la pecora sia pacifica, come ho detto sempre, no? Thinker, lui è un thinker, per questo anche i 5 Stelle l'hanno promosso, perché siccome dovevamo vendere i 5 Stelle, ecco, noi abbiamo i pensatori, abbiamo, diciamo, questi, diciamo, ipnotizzatori. Website and blogging about politics, economics and culture. Ok. Quindi andiamo avanti, così chiudiamo senza che la facciamo troppo lunga, ragazzi. Lui, diciamo, si autopubblica i suoi libri e la sua etichetta, c'è scritto qua, di pubblicazione di questi libri, si chiama Ad Triarios. Tre, c'è, cioè, questo tre, diciamo, che se volessi fare, diciamo, il complottista, direi che la Trinità, eccetera, la piramide, eccetera. Però non mi abbasso a queste cose da complottista. Piuttosto mi vado a sentire, diciamo, un audio che lui in un'intervista fa. Cioè, lui stesso dice, intervistato da questi suoi colleghi, cazzo ne so, dice, gli chiede questo collega: ma dove è mai già stato pubblicato questo tuo libro? Sentiamo. Today we're going to go through, as used as a touchstone for our conversation. Attenzione, ragazzi, perché io adesso so che devo staccare il mio microfono, altrimenti voi sentite male. Stacco un attimo, così voi sentite pulito. Today we're going to go through, as used as a touchstone for our conversation, a book that both Michael and I have read. And it's a book about to be released, or can people find it already, Guido? I forget. One half of it has appeared as an afterword to a book by Sean Stone. Oliver Stone's son. A te, pure in albanese parlo. Io stavo parlando, ma voi non sentivate perché avevo staccato il microfono. E avete sentito bene, praticamente, lui, diciamo che, sai, quando qualcuno scrive un libro e, diciamo, vuole l'appoggio di altri esperti che gli diano credito, diciamo, è il figlio di Sean, di Oliver Stone, quello che ha fatto il famoso film su JFK, eccetera, eccetera, quindi un mega, super mega rettile, diciamo, il figlio, che ha scritto un libro che si chiama New World Order, questo qua, questo libro qua, e alla fine del libro, diciamo, questo nostro professore qua, diciamo, questo col petto peloso così molto bello, molto virile, questo qua, diciamo, il figlio di Sean, di Oliver Stone, gli ha detto se poteva scrivere, mi puoi dare una mano, il figlio di Oliver Stone, ragazzi. Quindi, case closed e Yahoo! Come dicevamo quello delle Iene, no? Abbiamo debunkato pure questo. Arrivederci. Allora, ragazzi, dobbiamo fare un addendum, perché ieri Metafora ha scoperto, in realtà questo l'avevo scoperto io, no? Cioè che lui aveva fatto un'intervista per una radio del nord a Padova, e però Metafora l'ha messo proprio. E cosa abbiamo scoperto, ragazzi? Sentiamo. Tutti. Grazie Guido per essere qui oggi in diretta. Per me è veramente un piacere e un onore, perché poi ho saputo che Giuliano Preparata era tuo padre, o sbaglio, se non tiro le orecchie a Domenico. Sì, no, era il babbo. Era il babbo, e io mi sono incuriosito, ma che caso è? Il suo babbo, il suo babbo. Dopo lo vedremo chi era il babbo, ragazzi. Io ho una stima incredibile, anche se non l'ho mai conosciuto, però lo studiavo assieme al buon Emilio De Giudice, quindi veramente mi ha fatto piacere sapere che sei il figlio del grandissimo Giuliano Aia, è un figlio di un grandissimo rettile. Preparata. Ma non siamo qui per parlare di questo, ma ho disturbato. Ho dovuto fare un addendum, ragazzi, perché purtroppo l'ho scoperto dopo. Ma pensate, questo è il frutto di una ricerca così di poche ore, diciamo, no? Pensa se uno gli dà ancora più tempo, diciamo, alla ricerca, cosa cazzo potrebbe uscire fuori? Cioè, ha scritto un libro, ha fatto la prefazione al libro del figlio di Oliver Stone. Il padre è un mega rettile fisico, eccetera, eccetera, che adesso vedremo.
e non lo so cos'altro potrebbe uscire fuori. per il suo libro che finalmente lo si trova in modalità cartacea, Adolf Hitler, la macchinazione, come la. Lui praticamente ci dice, fa i libri dove praticamente lui si ferma solo a livello di nazioni, non va oltre, non c'è un'entità oltre le nazioni, che, no, sono gli inglesi che decidono. Gran Bretagna e gli Stati Uniti crearono il Terzo Reich e distrussero l'Europa. Già Ora però vediamo un po' il suo passato, perché lui è stato anche un banchiere, ragazzi. il titolo, Guido, e il sottotitolo è bello impegnativo. Come mai ti è venuto in mente di scrivere un libro del genere? La cosa nacque quando ho cominciato la carriera alla Banca d'Italia, e ero giovane, uno dei miei incarichi, e all'epoca decisi di sfruttare le risorse che aveva la banca. Insomma, era un banchiere. Basta, chiudiamo qua questo. E adesso, dopo aver appreso, insomma, qui intanto il padre, ragazzi, dal 67 al 72 insegnò in diverse università americane. Non so se si può spostare questo cazzetto qua. Quali Princeton, Harvard e la Rockefeller. Oh, porca troia, la Rockefeller ti fa fare delle ricerche a livello scientifico, proprio quelle proprio buone buone. E ha lavorato in banca. Ok, si stanno facendo. Ok, basta, andiamo avanti. Cos'è caso ho messo qua? È morto il fisico preparato teorico della fusione fredda. Attenzione a caso, perché poi cioè, si è aperto tutta una cosa, perché dice a caso questo qua l'hanno fatto fuori perché stava per far uscire la fusione fredda, a caso per questo è morto, no? Capito ragazzi? Viene pure visto dalle pecore come un fisico conto corrente, a caso che stava per darci l'energia gratis, invece l'hanno fatto fuori perché è morto all'età, cioè non è che era proprio un giovanotto, diciamo, adesso vedremo nel 2000 è morto, però qui vediamo che l'articolo della Repubblica, del re, che sta per rettile ovviamente, della Repubblica, gli fa proprio, cioè ragazzi, abbiamo un rivoluzionario qua, dove il sistema gli fa un articolo al padre quando è morto, diciamo. Cosa dire ragazzi, meglio di così non si può proprio. Quindi andiamo avanti proprio a vedere chi era il suo babbo, ok? Giuliano Preparato, fisico controcorrente a caso! Minchia! Corriere.it. Ragazzi, io non so come cazzo si fa qua a spostare sto cazzo. Se lo giro. Ecco, forse così lo vedete. Qui c'è scritto Corriere.it, ragazzi. Mi vergogno che mi trovo in questa inabilità a livello, diciamo, tecnologica di far fare le cose al computer. Ecco qui, è il suo babbo, ragazzo. Da report, ragazzi, era talmente controcorrente che lo invitavano alla RAI a parlare. Università statale, statale, cazzo, statale. E lo rettile. E addirittura qui proprio il colpo di grazia gli dedicano le cazzo di piazza, ragazzi. Ma di che cazzo si parla il tricolore? Beh, con questo possiamo chiudere qua. E abbiamo visto, è il babbo del nostro rivoluzionario. Guido Pettopeloso Preparata. Che bella che questo cognome, Preparata, lei è molto preparata. E super red flag, dice Fed. Ah, cazzo, quando ti dedicano le piazze, insomma, è molto sospetta la cosa. E quando scrivi libri con il figlio di Oliver Stone, insomma, è molto. Beh ragazzi, abbiamo visto il fisico, e qui c'è un altro link che ha messo Fabio che purtroppo non ho aperto, però insomma un fisico che però passa per quello antisistema. Insomma niente ragazzi, ho voluto mettere questo. Ah, voi vedete questo file qua, fatevi i cazzi vostri, diciamo. Avrei voluto che non si fosse. Lasciamo perdere, ragazzi, e possiamo chiudere qua questo bellissimo addendum. E niente ragazzi, come diceva Cooper, noi possiamo anche sentirli. Infatti io lo lascio il suo video nel mio canale, quell'intervista che ha fatto con Sila Speak, sul canale di Sila Speak. A questo punto ti viene anche il dubbio, possibile che questi qua non sapevano con chi cazzo stavano parlando, quindi anche Sila a questo punto diventa. Però come diceva Cooper ragazzi, noi possiamo
benissimo apprendere da tutti questi, perché bene o male potrebbero darci informazioni. Però alla fine, ragazzi, ma che cazzo ci vuoi fare con tutte queste cazzo informazioni? Io per questo ultimamente manco faccio più video, perché che ci devi fare con tutti? Che cazzo ti serve ancora che non ti è chiaro? Hai questa anarchia del rettile nel culo. Hai questi cazzo di zombie intorno a te che sono col rettile. Stanno dalla parte del rettile, ragazzi. Tutti i zombie che hai intorno. A me me ne fotte a cazzo che questi stanno messi male di testa, proprio potrebbero essere controllati dal rettile e quindi per questo si comportano così. Cazzo me ne frega, cazzi tua. Uno potrebbe dire, ma tu non puoi R del rettile qua intanto, e non puoi prendere da quelle cazzo di pecore che obbediscono soltanto. Affanculo, il cervello per le decisioni di tutti i giorni non ce l'hanno, però quando si tratta di fare il bene o il male, diciamo, stanno dalla parte del male. Ma guarda un po', eh? Quindi io tutta la pecora le vedo proprio, hanno tipo lo stampo del rettile, del rettile, del rettile. Quindi fanculo, perché c'è questo dubbio, con chi cazzo ce la prendiamo? Con chi cazzo ce la prendiamo? Chi è che ti ha fermato e ti faceva fare la spesa oltre i 200 metri durante il coglione? La cazzo di pecora ti ha fermato! Ecco dove sta il male! Ce l'abbiamo così davanti! Chi è che ti fa stare così isolato in montagna? La cazzo di pecora! Perché is fucking nasty! Ma andiamo a Vagli, ragazzi, non ci pensiamo. Arrivederci.